A lui il difficile compito di raccogliere l'eredità dell'ex DS Domenico Fracchiolla. Presentato il nuovo responsabile dell'area tecnica della Calcio Lecco, Davide Tessaro, 30 anni, sarà l'uomo mercato della società Bluceleste. Lavorerà fianco a fianco con il vicepresidente Gino Di Nunno e il DG Angelo Maiolo. Tante le idee, ma nessuna fretta, spiega. Meglio aspettare il momento giusto per piazzare i colpi chiesti da mister Tacchinardi. Stiamo valutando tanti profili, anche perché, come avete visto, comunque sia abbiamo iniziato a lavorare un po' dopo. Quindi ovviamente anche col mister dovevamo conoscerci. I ragazzi sotto contratto alla fine erano quelli che sono rimasti, sono solo 9. Quindi la squadra va costruita, vanno inseriti un po' di tasselli e di conseguenza stiamo valutando tanti profili. Anche col mister, sia a livello di under che a livello di over. Comunque sia, anche col mister siamo d'accordo di fare una squadra ben strutturata, che al di là dell'aspetto fisico andiamo a valutare anche tanto l'aspetto mentale. Per quanto riguarda invece i giocatori, quelli in cui c'è stata la scadenza di contratto, sicuramente sì, Zambataro e Giudici sono due profili importanti, ma anche con altri stiamo discutendo e stiamo vedendo un attimino quello che si potrà fare poi eventualmente in futuro. Ecco. Sicuramente l'idea è di andare a inserire comunque davanti quella che può essere una punta importante per il mister, una punta di categoria che ci possa dare una grande mano. Con Ganza abbiamo parlato anche col ragazzo, ma anche col suo procuratore, e stiamo un attimino, giustamente loro stanno anche loro valutando le situazioni e le offerte che si sono presentate e vediamo più avanti. Sicuramente non è magari una cosa nell'immediato, però non chiudiamo la porta a nessuno. Abbiamo parlato sia con il Monza che con l'Atalanta, con l'Inter, quindi un po' di discussioni aperte sia per quanto riguarda giovani e over, quindi su tutti e due, diciamo, i fronti cerchiamo di proseguire su questa strada, anche perché comunque sia avere dei buoni rapporti con queste società, con dei giocatori di estremo valore, sarebbe sbagliato non sfruttarli. Quanto al resto dello staff, confermato vice allenatore Andrea Malgrati, ritorno dopo 3 anni per il preparatore dei portieri Alessio Locatelli. Il preparatore atletico sarà Diego Scirea, ex Pro Patria. Salto di categoria infine per la dottoressa Chiara Airoldi, che diventerà responsabile sanitario del Como in Serie B. Resterà comunque consulente della società Bluceleste.